24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 minuti. Voglio salutare il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buongiorno e ben ritrovato, Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, i quattro referendum, voi vi siete molto spesi per la raccolta delle firme, si voterà il 12-13 giugno. Le chiedo subito, sono referendum contro Berlusconi, come qualche giornale scrive? Vi prego, prego tutti gli ascoltatori di riflettere. Stiamo parlando di temi che prescindono da questo quel governo, da questo quel colore politico. Stiamo parlando di acqua, aria e legalità, cioè vale a dire di temi che serviranno e riguarderanno il popolo anche fra mille anni, dove non ci sarà più né Di Pietro, né Berlusconi, né l'Italia dei Valori, né il Popolo della Libertà. Dobbiamo soltanto decidere se è meglio vivere in un paese in cui le centrali nucleari ci sono o non ci sono, con tutti i rischi che comportano, le opportunità di una soluzione diversa. Se è meglio che l'acqua, in quanto bene fondamentale, lo possono avere tutti o non solo quelli che lo possono pagare, e se possiamo vivere in uno stato di diritto in cui la legge è uguale per tutti e quindi è bene che tutti la rispettino. Però molti giornali li scrivono i titoli, l'ha letto anche lei, abbattiamo Berlusconi, un altro sforzo contro Berlusconi. Io sono quello che ha promosso, almeno per il legittimo impedimento e per il nucleare, ho promosso il referendum, quindi l'Italia Valori è il comitato referendario. Bene, noi del comitato referendario abbiamo tolto il cappello da questa voglia di abbattere o non abbattere, perché, torno a ripetere, anche colui che si riconosce nel governo Berlusconi, anche colei che riconosce questa maggioranza berlusconiana, ha interesse a dire la propria in relazione al fatto che vicino a casa sua o in Italia ci sia o non ci sia una centrale nucleare, che un domani qualcuno della sua famiglia possa bere sempre l'acqua, anche se non può pagarla, e che sa di poter contare su una giustizia uguale per tutti. Quindi non c'entra niente Berlusconi o no. Senta, le chiedo, Di Pietro, se non dovesse arrivare il quorum, una cosa che nei referendum si sa succede abbastanza spesso, soprattutto negli ultimi anni, e lei cosa accuserà, per esempio, la scarsa informazione, la mancata informazione in TV? Guarda, io credo che un diritto così fondamentale, quello del cittadino, di poter lui decidere, capisci, lui decidere il proprio futuro facendo vivere o morire una legge, sia così importante che davvero dobbiamo invitare tutti i cittadini ad andarci. Ci sono alcuni cittadini che dicono, vabbè, io mi astengo. Ecco, astenersi e rinunciare, perché non dire la propria, e lasciare che gli eventi vadano come vadano. Noi abbiamo già un problema, una legge che solo in Italia è prevista in questo modo. Pensate, si può cambiare la Costituzione con un referendum, ma soltanto diciamo così con il 51% di quelli che vanno a votare, e invece per fare un referendum normale, non costituzionale, ci vuole addirittura il 51% degli aventi diritto, compreso quelli che stanno all'estero, 3.200.000 persone. E c'è il fatto già che queste persone che sono all'estero non riescono a votare. Allora io l'appello che faccio non è dire ce la facciamo o non ce la facciamo a raggiungere il quorum, è una sconfitta di tutti non raggiungere il quorum, perché ripeto, è una materia che interessa a tutti, è una materia che non ha colore, non è di destra, di centro, di sinistra, ma che attiene allo Stato di diritto, alla vita futura delle nostre questo generazioni. Sì, ma l'appassiona questo dibattito che c'è in TV, nessuno ne parla, la RAI non fa servizio pubblico, oppure no, dice non è la TV. Ripeto, io sono quello che li ha promosso il referendum. Se avessi dovuto pensare, ma mi daranno o non mi daranno lo spazio, ma me lo ammetteranno o non le ammetteranno, cioè voglio dire, io mi sento in questo momento come il naufrago in mezzo al mare che vorrebbe arrivare a riva. E allora, più che preoccuparmi di quanto la TV non informa, sì, ringrazio voi che intanto voi avete informato, e spero che fra un
quarto d'ora qualcun altro mi chiama per poter informare, e comunque sia fra mezz'ora sto in mezzo al mercato a informare i cittadini per dire ricordatevi. Vabbè, vale più il mercato della TV, insomma, anche questo potrebbe essere il problema di fondo è che con la TV ci sono 20 milioni di persone, nel mercato 20. Ecco, infatti è per l'appunto. Un'ultima cosa, senta, 2 anni fa pare spuntato un video nel quale Bersani diceva no, ci vuole la privatizzazione dei servizi idrici, è una cosa positiva. Che fa? Cambiato idea? Lei che adesso sente molto Bersani. A parte il fatto che non cambia idea soltanto lo stupido, ma torno a ripetere, il cittadino oggi deve decidere non in base al cambio idea di Bersani, ma lui guardandosi allo specchio, lui o lei guardandosi allo specchio e mentre lì esce dal rubinetto l'acqua e deve dirsi ma quest'acqua io la devo avere intanto la pago o se non la pago questa mattina non bevo? Ecco, se si pone questo problema e non riflettere sul fatto che Bersani abbia cambiato o non cambiato idea, mi pare che sia la cosa migliore. Intanto la ringrazio, buona giornata per essere stato con noi, Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori.